Vi devo dire, vi devo dire che ci hanno voluto bene stasera. Perché per me questo risultato, cioè, è una vittoria. È una vittoria sto risultato, ragazzi. Cioè, non, non, non sto parlando per conto di uno che rosica, ma... Cioè, in confronto a quello che ho visto ultimamente, stasera abbiamo fatto la, la, la miglior prestazione del 2023, Miglior prestazione del 2023. Miglior prestazione del 2023 perché se si guardano quelle altre, è evidente che questa in effetti è stata un pochino di più, un pochino superiore rispetto alle altre. Ecco però, del resto ragazzi, del resto è andata comandata. È andata comandata e io mi aspettavo che andasse anche peggio perché a essere tutti completamente onesti io pensavo andasse assai peggio di come è andata stasera cioè io mi aspettavo di stare tipo 4 a 0 dopo 20 minuti invece il Milan quel che ha potuto reggere l'aretto ha preso gol da calcio d'angolo che tanto ormai ci siamo abituati perché eh, Roma Lecce Sassuolo e Inter praticamente in 6 partite e in 5 partite abbiamo preso 4 gol da calcio d'angolo in effetti abbiamo aggiunto un altro problema alla lista dei problemi e, e difendere sui calci d'angolo ovviamente poi guardi il replay vedi che eh, Lautaro è stato affidato in marcatura a Messias e lì capisci che forse evidentemente c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va in realtà in tutte le cose perché tu hai fatto primo tiro in porta dopo 57 minuti 57 minuti ragazzi è tanta roba! Cioè. Scusate il primo tiro, perché il primo tiro in porta l'ha fatto al 75esimo, e poi ti chiedi perché vai così, e, 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 non, non ti resta neanche più. Cioè, nel video post partita di Minanza solo, sono stato ripreso da alcuni uh, account che hanno commentato sotto perché. Non sapevo cosa dire. E il problema è che io durante la reaction che vedete sempre il giorno dopo, io ho provato a farmi venire qualcosa da dire anche stasera. Ci ho pensato tutta la partita. Mi sono anche fatto un, un foglio appunti eppure mi ritrovo qua senza aver niente da dire comunque. Perché tu, in effetti, quando fai un tiro in porta All'Inter, in 95 minuti di gioco, tu, come non ha avuto niente da dire la squadra in campo, è difficile che tu abbia qualcosa da dire una volta finita la partita. E mi sembra anche onesta come cosa, no? È veramente indecente quando vedi che comunque l'Inter, che è, l'ho già detto anche in live su Twitch. L'Inter è 20 volte più in forma del Milan. Però le partite dove ha sofferto ci sono state il Monza, il Parma, la Cremonese stessa una settimana fa ha sofferto, anzi contro l'Empoli ci ha anche perso. Quindi vuol dire che tutto sommato è una squadra che i suoi difetti: i suoi punti, deboli li ha perché bene o male, se li hanno infilati Lempoli, se li ha infilati al 94 in Monza. dei de, de difetti ce li hanno e noi non siamo riusciti a tirare fuori i difetti del Sassuolo. Che ripeto, è terzo ultimo in classifica, terzo ultimo, quarto ultimo, diciassettesimo quello che è. Non siamo riusciti a tirare fuori i difetti della Lazio che comunque aveva perso a Lecce e si era fatta rimontare dall'Empoli in casa e tu non puoi pretendere di tirare fuori i difetti dell'Inter. E già te l'hai dimostrato in una Supercoppa che tu non eri capace di tirare fuori i difetti dell'Inter. E oggi ne è data la completa conferma di questo. Ormai non ci resta che, che, che piangere perché... Io dico sempre: 1-0 è una sconfitta che ci sta, cioè non è un'umiliazione, ma è un una sconfitta che per certi versi a volte può essere immeritata, ma stasera non lo è. Cioè, io paradossalmente, e qua mh, ci sarà tanta gente che non sarà d'accordo con me, io trovo più immeritato il 3-0 subito l'anno scorso in Coppa Italia, dove nonostante il 2-0 dell'Inter dell nella prima mezz'ora e mi hanno trovato 2-1 poi annullato non si sa perché e poi su una paratissima di Andanovic hanno trovato il contropiede trovo più meritato quel risultato rispetto a quello di stasera perché stasera in effetti ci hanno voluto l'hanno toccata piano perché l'hanno toccata piano e se non l'hanno toccata piano apposta allora questa dimostrazione che noi dovevamo fare di più Potevamo fare di più, non lo so perché a vedere che gente avevamo in campo e come giocava, non lo so. Il bello è che abbiamo giocato così male, esattamente come contro il Sassuolo, che dovessi tirare fuori dei. dei migliori e dei peggiori, non, non mi verrebbero in mente perché non, non, non avrei la forza e forse non avrei neanche le possibilità di tirare fuori un migliore e un peggiore stasera. Perché quando una squadra ti arriva a fare il primo tiro, dopo 57 minuti, dopo 75 fare il secondo, tu vuol dire che hai perso l'orientamento, hai perso la bussola. Perché nel primo tempo, lo, lo stavamo contando in live, nel primo tempo ragazzi, il maggior numero di passaggi messi in fila sono stati tre. Ragazzi, c'è cioè, Massimo, prendo la mia squadra di calcetto e vado a giocare lì. E a quattro passaggi ci arrivo invece roba confusionata azioni di qui palle di là che poi volendo con un minimo di, di razio con un minimo di razio questa parte la potrei anche far finire 0 a 0 con un minimo di razio cosa che non hai cosa che non hai perché noi eh, dobbiamo sempre una volta avrei detto farci ricoprire dalla sfiga oggi dico uh, farci ricoprire da, 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 dall'essere ridicoli Tanto, qualsiasi cosa uno su web venga a dire troverà sempre, per, per fortuna o per sfortuna, persone che non la pensano così. Dopo la partita con il Lecce, dissi: c'è la Supercoppa, c'è la Lazio, il Sassuolo, un auguro di vincere, partita più umiliante, penso, degli ultimi 25-30 anni. E poi c'è il derby di nuovo, e poi si va in Champions League. Io ho detto che a Pioli, che ho sempre difeso, perché Pioli l'ho difeso anche in partite giocate peggio di questa, che sembrerà assurdo, ma sono esistite. però, la mia difesa nei confronti di Pioli ha un limite. Perché ha un limite. E questo limite, Pioli, ci sta camminando spedito. Cioè, avete presente? Al lavoro, no? In, in, in ufficio? E quando... Come... come non, non destare l'attenzione? Cioè, tu prendi, cominci a camminare velocemente per l'ufficio con i fogli in mano. Se sei un segretario, no? Qualsiasi segretario. Cominci a camminare veloce con, con i fogli in mano. Alla gente non frega un cazzo di quello che stai facendo, però stai andando a un ritmo sostenuto. Quindi va bene. Ecco, tu stai facendo proprio l'esatto opposto. Tu stai camminando spedito verso il perdere la fiducia. Che se fai anche un'azione buona, se fai anche uh, magari un'intuizione qualcosa, a noi ci passa inosservata. E questo è il problema. Perché anche stasera hai sbagliato formazione, hai sbagliato approccio, hai sbagliato i cambi, hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare. Il primo, la prima cosa non capisco perché ti facciano schifo i giovani. Cioè o sei invidioso de, de, della loro età o qualche giovane in squadra ti tromba la moglie perché se no i nodi non vengono al pettine. T'hanno preso Adli, t'hanno preso Branks. T'hanno preso Chou, t'hanno preso Dest, t'hanno preso anche il portiere a ha preso il portiere. Sono andato in Paraguay a dare soldi a dei paraguaiani per prenderti un portiere. Manco Milanello ha visto, non neanche San Siro, Milanello non ha visto sto qua. E continua a far parare un disabile che è inaffidabile in porta, che non dirige la difesa, che prende gota ogni buco. Continua a far giocare lui, ti ostini a far giocare lui, nonostante sia chiaro che non può giocare nel Milan ma questo si era capito già due anni fa e tu non lo hai ancora capito però facciamo finta che vada tutto bene ma tu comunque non fai giocare i giovani gente che comunque c'è stato fissato cioè se su Franks c'è un diritto di riscatto di 20 milioni è vero che magari la squadra che te lo cede non te lo vuole proprio regalare però vuol dire che magari forse un giocatore che le potenzialità se gli vengono dati mezzi le può mostrare. No, tutti affigli ai soliti. Ora dimmi, dimmi no, che poi non è stata la causa della nostra sconfitta, ma che senso aveva far giocare Gabbia dal primo minuto? Quando Col Sassuolo ha combinato più danni della grandine con Gabbia, con Gabbia, c'hai Chou. metti lui che ti ha salvato il risultato a Verona quando ancora giocavamo a pallone. C'hai Vranx mi metti Messias Mezzala, c'hai destro e mi continua a far giocare Calabria. È questo il problema. Non è nient'altro che questo. Che magari un giocatore come Messias, che ha 30 anni, che è arrivato dopo un po' anche l'entusiasmo gli muore un pochino. Magari un giovane si esalta anche una partita che stai perdendo, magari un giovane si esalta, prende in mano la baracca, fa qualcosa, un giovane come Messias non la fa, stac, non le fa, non le fa, non le farà mai, Messias deve fa entrare quando vinci 2-3 0, che allora lì gioca tranquillo, e magari ti fa anche gol come contro il Salisburgo, però del resto non, 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 non ti puoi affidare a questa gente, e più te lo stiamo dicendo in, in 60.000, più tu non lo capisci, mi dispiace che speravate di trovarmi incazzato ma è stata la prima cosa che ho detto in live stasera che non mi sarei esaltato in caso di vittoria e non mi sarei incazzato in caso di sconfitta la prossima c'è il Torino in casa e vedete di non far fare 3 su 3 al Torino perché se fate fare 3 a, su 3 al Torino ragazzi per me Pioli ha finito ci vediamo domattina